edizione di Stadio News, studio Marco Gullà. All'orizzonte c'è il Torino, o meglio Eugenio Curini. Il Palermo è già pronto per la sfida di domenica con la squadra granata al Renzo Barbera, una partita che testerà le ambizioni, le potenzialità della formazione di Stefano Colantuono. Allarme e difesa però per l'allenatore di Anzio, che dovrà rinunciare a Biava, Cassani e Capuano. In forte dubbio anche la presenza del centrale rosanero Andrea Barzagli, che in occasione del match della nazionale azzurra Kiev contro l'Ucraina ha riportato un affaticamento al flessore della coscia destra. Soltanto domenica Colantuono potrà sapere se avrà a disposizione il giocatore. Se Barzagli dovesse dare forfè, in alternativa al centro della difesa ci sarebbe Zaccardo, con Diana defilato sulla destra in difesa. A centrocampo out Guana, in avanti spazio al trio delle meraviglie composto da Miccoli, Amauri e Cavani. Domenica va in scena Palermo-Torino, ma al Renzo Barbera gli applausi saranno rivolti inizialmente verso un unico personaggio che per 4 anni ha avuto nel cuore i colori rosanero. Eugenio Curini, adesso al Torino, esprime le sue sensazioni in vista di questo incontro. Emozionato, 4 anni intensi, straordinari, abbiamo raggiunto risultati sportivi importanti, un affetto, un grande affetto che mi lega alla città di Palermo e alla sua gente, cosa che sicuramente è contraccambiata e dunque mi aspetto una bella accoglienza, perché sono sicuro che questo affetto da parte mia nei loro confronti è ricambiato. Per non essere strumentalizzato dico che non esulterò, perché se questo deve far capire l'affetto che nutro nei confronti della gente di Palermo lo farò, ma che penso di averlo dimostrato nei 4 anni che sono stato lì come giocatore, come professionista e come uomo, quello che dovevo dimostrare. Ha raccolto l'eredità di Eugenio Curini indossando i panni da leader e soprattutto la fascia di capitano. Il difensore Andrea Barzagli, alla vigilia dell'incontro con il Torino, rivela che potrebbe non esserci. Un po' faticato il muscolo dietro, il flessore destro, in la partita contro l'Ucraina. Ah, vediamo un po', insomma, io sono ottimista. Non benissimo, ora vediamo un po', insomma, tra oggi e domani se miglioriamo un po'. Il centrocampista rosanero Fabio Caserta non ha potuto partecipare alla seduta pomeridiana del Palermo a causa di un grave lutto. È deceduto prematuramente il padre dell'ex centrocampista del Catania. Sarà Mauro Bergonzi di Genova ad arbitrare la partita di domenica al Barbera tra Palermo e Torino. Il fischietto ligure sarà coadiuvato da Strocchia e Rossomando. L'ultima volta in cui Bergonzi diresse il rosanero risale al 2 febbraio del 2005. Fiorentina-Palermo, match terminato 2-1 in favore della squadra rosanero. Tanti campioni squadra a caccia della prima vittoria in campionato. Il Torino, avversario del Palermo, domenica al Barbera dovrebbe scendere in campo con Sereni tra i pali, difesa composta da Comotto, Natali, Della Fiore e Lanna. A centrocampo Paolo Zanetti, Corini e Barone, con il tridente composto in avanti da Rosina, Recoba e Ventola. Palermo ampiamente favorito sul Torino nella partita di domenica pomeriggio allo stadio Renzo Barbera. La SNA infatti quota il successo dei rosanero a 1.60, il pareggio a 3.40, la vittoria dei granata a 5.50. Per tutte le altre notizie, Stadio News.it.